Sono passati oltre 30 anni da quando il Rotary lanciò Polio Plus, la più grande iniziativa di sostegno finanziario coordinato del settore privato a livello internazionale in favore della salute pubblica. I rotariani, insieme ad altri partner, hanno contribuito ad immunizzare contro la polio oltre 2,5 miliardi di bambini in tutto il mondo. Ed oggi siamo ospiti presso il Teatro di Costanzo Mattiello di Pompei per lo spettacolo Re Ferdinando e Carolina, con annesso il concerto di Marina Bruno e Giuseppe Di Capua. Il ricavato sarà devoluto in beneficenza. Nicola Forte, a lei la parola per una descrizione della mission dell'associazione rotariana e nello specifico l'obiettivo di questa serata. Benissimo, grazie. Allora benvenuti a voi, anche perché noi ci teniamo non poco affinché il Rotary possa essere conosciuto nella società per i suoi obiettivi. Rotary è un sodalizio nato ormai ben 110 anni fa, il primo e il più antico del mondo, il più numeroso. Contiamo 1.200.000 associati in tutti e 5 i continenti. Siamo dei professionisti che mettono a disposizione le proprie conoscenze in questa multidisciplinarietà affinché si raggiungano degli obiettivi di miglioramento sul territorio, di miglioramento mondiale. E non è un caso che questa sera noi siamo qua per celebrare cosa? Siamo qui per celebrare l'inizio delle attività del No Polio. Il Rotary è stato il promotore ed ha portato avanti la campagna per debellare la Polio Plus nel mondo da 30 anni. Tenete conto che oggi si contano gli ammalati poliomielite sulle punte quasi di una mano. 30 anni fa si trattava di milioni di persone che avevano questo problema. Il Rotary ha avuto la sensibilità di intercettare questa problematica, farla propria, e attraverso cosa? Momenti come questo, ossia attraverso uno spettacolo teatrale molto bello, perché evoca la nostra identità, le nostre radici, il territorio del distretto 2100, del quale sono segretario e quindi ho l'onore di rappresentare insieme a tanti presidenti presenti qui questa sera, è il territorio dell'antica Magna Grecia, nel quale insiste la nostra radice, le nostre identità. E qui mai come un racconto legato a due nostri sovrani, Ferdinando e Carolina, ci potrà riportare in quell'identità che hanno consentito ai meridionali di raggiungere tanti traguardi, e in particolar modo ai rotariani come questa sera di raggiungere il traguardo del aver debellato la polio. Quindi grazie anche a voi per la divulgazione di quello che noi cerchiamo di fare, che noi facciamo, e per il quale ringraziamo poi i 5 club dell'area vesuviana che stasera insieme hanno portato la realizzazione di questo obiettivo, e quindi il poterlo celebrare, il poterlo considerare una coniugazione d'insieme è un momento al quale noi rotariani ci teniamo particolarmente. Ne ho qui uno in particolar modo, il presidente della commissione per gli eventi internazionali del congresso internazionale, il nostro Gigi Velardo, che rappresenta, ecco, per dire, la realtà di Pompei. Queste realtà messe insieme hanno portato avanti questi risultati. Grazie. La lotta Gigi contro la poliomielite è un fiore all'occhiello tra le vostre attività. È bello vedervi ancora carichi come se fossero i primi giorni di una battaglia in realtà iniziata molto tempo fa. È vero, è stata una battaglia nella quale il Rotary ha creduto da sempre e alla quale si è dedicata con grande passione e con grande trasporto. La seduta teatrale di stasera ha proprio lo scopo di esaltare un risultato che ci gratifica, perché aver debellato la polio nell'Africa significa aver raggiunto un grande risultato. Ecco, appunto, da Polio Plus a End Polio, quindi la fine, l'eradicazione della malattia, sì. Poteva sembrare per alcuni versi un tunnel senza uscita, ma non è così. No, difatti, 30 anni fa poteva sembrare velleitario affrontare una battaglia che non si era riusciti a vincere con ben altri strumenti, e invece con costanza, con applicazione, con la volontà di fare delle opere meritorie, il Rotary ci è riuscito e oggi finalmente celebriamo la fine della polio, e di questo siamo veramente molto molto contenti. È bello vedere anche un certo spirito di adesione tra la cittadinanza pompeiana. Sì, è chiaro, noi come Rotary di Pompei cerchiamo sempre di coinvolgere anche la città. Stasera poi ci sono 9 club che celebrano l'evento, abbiamo voluto tutti insieme, e questo devo dare atto alla nostra socia Giulia Di Lorenzo, che ha voluto con determinazione questa serata, che ha lavorato tanto per organizzarla, ed è l'occasione proprio per stare tutti insieme e dire tutti insieme che il service al quale il Rotary si ispira è una cosa concreta che ottiene dei risultati. La messa in scena è preceduta da una breve illustrazione sugli sviluppi di Polio Plus e i relativi risultati.
sera, benvenuti a questa importante serata celebrativa del trentennale dell'impegno del Rotary per l'eradicazione della poliomielite, per il progetto Polio Plus. In questi 30 anni il Rotary ha fatto tanto per questo obiettivo e dopo 30 anni si può dire che quasi tutto il mondo la polio è stata debellata. Rimangono soltanto due paesi, che sono l'Afghanistan e il Pakistan, che non sono ancora immuni dalla polio, ma l'impegno del Rotary in questi anni è stato davvero importante ed è giusto dare giusto merito a questo impegno attraverso anche questo momento. Sono il prefetto del Rotary Club di Pompei, Roberto Cirillo, e vi do il benvenuto da parte mia e anche da parte dei presidenti del Rotary Club di Pompei, avvocato Giovanni Merlino, del Rotary Club Pompei Villa dei Misteri, avvocato Pasquale Manfredi, del Rotary Club Nola Pomigliano d'Arco, ingegnere Ludovico Vecchione, del Rotary Club Scafati Angri Real Valle, dottor Francesco Pascucci, del Rotary Club Castellammare di Stabia, dottor Paolo Cascone, e del Rotary Club di Avellino, il past president, dottor Renato Tizzani. Il nostro saluto va alle autorità rotariane presenti qui stasera, l'ingegner Salvatore Ioveno, governatore designato del distretto 2100. Il dottor Nicola Forte, segretario distrettuale per l'anno rotariano 2016-2017. L'ingegner Angelo Zerella, past president del Club Napoli Ovest in rappresentanza del gruppo Partenopeo. Ringraziamo sicuramente la compagnia teatrale Fatti per Volare che questa sera celebrerà attraverso la commedia e un particolare ringraziamento va nella persona dell'autore per il suo impegno, per il suo talento, per la sua dedizione, l'ingegner Walter Pesce. Ringraziamo l'artista Ida Larana per la sua, come avete visto, esposizione, anche per il suo sostegno attraverso la donazione di una stampa che poi verrà sorteggiata. Prima della rassegna teatrale ci sarà un momento musicale che ci permetterà di entrare nell'atmosfera della commedia e iniziamo sicuramente a ringraziare il duo che dopo si esibirà, composto dalla voce Marina Bruno e dal maestro al pianoforte Giuseppe Di Capua. Un ringraziamento agli sponsor, sempre importanti perché possono realizzarsi degli eventi con queste finalità. Il sponsor, ricordiamo, Facile Rent, SNIE, Società Nolana Elettrica, Granoro Pasta, Baronia di Avellino. Invito qui sul palco adesso i presidenti dei Rotary Club presenti, il presidente del Rotary Club Pompei Giovanni Merlino, il presidente del Rotary Club Pompei Villa dei Misteri Pasquale Manfredi, presidente del Rotary Club Nola Pomigliano d'Arco Ludovico Vecchione, Scafati Angri Real Valle Paolo Cascone, Francesco Pascucci, scusa, Castellammare di Stabia Paolo Cascone e il past president Avellino Renato Tizzano. Do la parola al presidente del Rotary Club di Pompei, avvocato Giovanni Merlino. Gentile signore, cari amici, ho il compito gradito di porgervi il benvenuto a questa serata che credo sia particolarmente importante non solo perché celebra un evento al quale si è giunti dopo 30 anni di lotta, ma anche perché è un momento nel quale credo voi possiate condividere la fierezza di appartenere a questa gloriosa, grossa associazione che è il Rotary.
In questa serata vi devo confessare che avrei gradito, soprattutto oltre naturalmente alla presenza di tanti amici dei club che hanno con noi organizzato, avrei gradito la presenza di gente non rotariana, perché avrei voluto dimostrare attraverso questo momento celebrativo che il Rotary non è, come tanta gente crede, un'associazione così di ben pensanti che hanno soltanto l'abitudine di fare delle riunioni conviviali. Il Rotary è un'associazione che ha soprattutto una finalità di service, e quale service più idoneo, più importante che quello di debellare una malattia che ha mietuto tante vittime nel corso degli anni. Quello che ha fatto il Rotary per la polio è scritto in questo libretto e io non vi annoierò leggendo il percorso trentennale. È sufficiente sapere che nel mondo soltanto l'Afghanistan e il Pakistan sono ancora delle terre nelle quali c'è il virus, probabilmente per ragioni di carattere storico, geopolitico, sono terre nelle quali purtroppo non c'è la pace e quindi non si è la possibilità probabilmente di portare l'attività del Rotary per combattere questo virus. È una serata importante, come dicevo, è una serata in cui si ha l'orgoglio di essere un rotariano. Io vi ringrazio di essere venuti così numerosi in una serata domenicale che magari è stata destinata per la prima parte ad altre incombenze. Vorrei chiamare sul palco Walter Pesce, la cui bravura sarà espressa nell'atto unico che vedremo tra poco, e sento il dovere di ringraziarlo a nome degli amici presidenti che hanno voluto delegarmi questo compito di salutare, di ringraziare anche l'amico Pesce, al quale io cedo volentieri il microfono perché lui ci possa riassumere brevemente il contenuto di quello che andremo poi a vedere dopo. Grazie ancora per essere qui stasera. La cosa che mi preme più dire è che mi fa piacere partecipare, non solo me, ma insomma la compagnia intera, a dare il nostro contributo all'ente popolo. Ecco, questa forse è la cosa più importante da dire. La storia che vedrete l'avete in qualche modo sintetizzata negli inviti che vi hanno dato, per cui preferirei non parlarne, invece preferirei vedere voi, le vostre facce, i vostri volti a fine della rappresentazione, ecco. E invece quello che ci tengo di più a dire è che siamo grati di partecipare, non solo io, ma tutta la compagnia, i tecnici, perché dietro c'è tutto un mondo, i quattro attori che vedrete, e in qualche modo dare il nostro contributo a Let's Go. Si apre il sipario. Re Ferdinando IV e la regina Carolina d'Asburgo Lorena, protagonisti di questa pièce teatrale. Di te la funziona, alla sede questa scena è una finezza unica. Come Cina ha fatto un bel lavoro, a Filanda mo ci ritiene la musica. Sta nascendo stoffa favolosa, caro Lino, che facciamo parlare tutta l'Europa. E gli artisti? Vedete contenti.